Il Comune di Pescara acquisisce un'area strategica a ridosso del Museo del Mare, contestualmente la Croce Rossa di Pescara avrà una nuova sede all'interno dei locali della stazione di Porta Nuova. Sì, domani il Consiglio Comunale voterà questa proposta di delibera e si chiude una pagina brutta per la storia di questa città, che è stata aperta nel 2018 dall'allora presidente della provincia Di Marco, che sfrattò la Croce Rossa dai locali della provincia. Noi alacremente abbiamo lavorato in questi anni, dal momento in cui ci siamo insediati, affinché questa pagina brutta si potesse chiudere e finalmente vediamo la luce dopo anni di buio, per cui il Comune di Pescara, come hai ricordato bene, acquisirà un'area importante, una zona strategica di fianco al Museo del Mare. Di proprietà della Croce Rossa Nazionale. Esattamente, e la Croce Rossa avrà una sede nella stazione ferroviaria di Pescara, e una sede per la quale non pagherà per 8 anni e 6 mesi il canone, a fronte della concessione del passaggio a titolo gratuito al Comune di Pescara di quest'area strategica. Un'operazione importante, straordinaria. Da assessore al patrimonio sono davvero soddisfatta. Dopo 2 anni di duro lavoro, finalmente riusciremo a dare alla Croce Rossa italiana una sede come base operativa e nel frattempo riusciremo ad acquisire un terreno della Croce Rossa nazionale, che per noi sicuramente è strategico per l'amministrazione comunale. Un grande risultato dovuto a 2 anni di duro lavoro e per questo ringrazio tutto il servizio patrimonio e l'amministrazione comunale, che naturalmente mi ha supportato per raggiungere questo grande obiettivo.